dell'ultima estiva dedicata a Salgari, cioè, te lo dico adesso in italiano, sì. Beh, una collezione dedicata a Salgari, il grande scrittore italiano, sul tema di questo avventuriero, questo grande eroe che è Sandokan, il tigre della Malesia. Malesia no, Toreo The Tiger of Malaysia. Sì, quindi c'è molto anche come simbolismo la fierezza dell'uomo, come tigre, come essere fieri. E i volumi della collezione sono tutti molto comodi, sono pantaloni pigiama, tutto molto comodo e sciolto. Cioè anche gli stessi abiti, al di là che io oggi ho un pantalone asciutto, perché è ovvio che l'uomo oggi continua ad amare il pantalone asciutto, no? Però il trend nuovo è proprio la comodità, e quindi sono in sfilata, sono per la prossima estate, sono pantaloni più comodi. Poi ci sono effetti bagnati, lucidi nel materiale. E i colori sono dei colori non così urlati, non sono urlati. Sono i colori della terra, quindi i terracotta, i verdi, gli aranci sporchi. Sono molto sofisticata come cosa. Sì. E quindi è sempre comunque un omaggio a madre natura. Questa è l'estate, eh? Io sono vestito d'inverno. Però ce l'ha. Ma le cose vanno insieme. La moda assolutamente si occupa di sociale. Dei cambiamenti, degli umori, delle situazioni finanziarie, del cinema, anche di dimensioni politiche. Cioè si sente. Cioè è un bellissimo lavoro, veramente. Proprio. Sicuramente in questi 10 anni non è cambiata la voglia e la passione e la curiosità di fare bene questo lavoro. Sì, perché la creatività è curiosità. Curiosity, proprio guardarsi intorno e avere dei nuovi punti di vista. E ciò che ti sta attorno molto spesso è bellissimo perché ti meraviglia. Come un bambino, ti meravigli da, non so, queste grandi righe. Come il circo meraviglia. Che fa parte di noi proprio, ecco perché il circo. Totale. Tutta fatta a mano. Ci è voluto un anno. Quindi non è un fashion show. Il circo è bello perché racconta le meraviglie, è un po' come la moda, che ha non l'obbligo, ma la vocazione a meravigliare, a portare nel sogno. E ci sono, c'è la parte finale dove c'è proprio il circo raccontato in maniera molto poetica, un po' alla grande Fellini, un omaggio a Fellini. E poi Cesare Picco, il compositore, che è un amico, abbiamo lavorato per teatro. Appositamente per questa serata ha scomposto. Ci sentivamo in agosto in vacanza e fa, mi è venuta un'idea, no? E metteva giù il pezzo sul Circus Night, che è un pezzo che si chiama Circus Night. C'è una canzone invece che è la scritta tanto 2 anni fa, che è sua, molto personale, molto bella, che si chiama, come si dice luce in giapponese? Luce, Hikari. Hikari. Una si chiama Hikari, che io e Luci vogliamo bene perché abbiamo capito che il nostro lavoro è esprimere luce.
Lui attraverso la musica, io attraverso il colore. Molto. Ma mi piace il Giappone da sempre, tu lo sai perché sai da quanto tempo vengo qua e trovo sempre il tempo per... al di là che mi diverto a fare questo, non è lavoro, è lavoro ma non è lavoro, no? E poi dopo sempre leggo sempre 3, 4, 5 giorni per girarmi il Giappone. Sì, questa volta porto mia moglie Costanza a vedere tutti i giardini zen di Kyoto, la cerimonia del tè, gli faccio scoprire quello che io amo, no? Perché io conosco e... ma anche solo girare per le piccole stradine e respirare l'ospitalità.